Allora, siamo qui in cima al Bollettone, che è un monte sopra il Bavilla nel Comasco. Sono 1320 metri, pensate. Ma oggi volevo raccontarvi come mai è stato chiamato così, alcuni nomi di alcune cime. Bollettone, perché? Perché qui c'era sotto un rifugio molto importante, però l'energia elettrica arrivava e la bolletta costava un casino. Questi qua hanno detto, no, cacca, questo è un bollettone proprio. Allora hanno chiamato il monte così, incredibile è l'origine. Infatti più avanti di là c'è il Bolletto, perché? Perché lì, stranamente, per un errore fiscale, le bollette costavano poco. Allora lì, quelli dell'altro rifugio hanno detto, questo qui è il Bolletto, per attirare più la gente. Ma qui c'è anche una visibilità esagerata, vedete, lì sono le grigne. Anche lì, come mai si chiama grigna e grignetta? Perché grigna deriva da digrignare. Siccome si fa molta fatica a salire sulla grigna, si digrigna, e allora l'hanno chiamata così. È un po' anche per la morfologia del territorio. Grigna e grignetta perché è un po' più facile salire. Se ci spostiamo a destra non si vede perché dietro quegli alberi c'è il resegone. Resegone perché è fatto proprio come una sega. E resega in milanese vuol dire segare. Tereseghet vuol dire stai resegando, e quindi per la sua forma è stato chiamato Resegon e non per quello che pensate voi. Guardate, qui abbiamo il lago, un ramo del lago. Guardate che bello. Ciao a tutti.